Ma cosa ne pensa dell'oasi in città? Se l'oasi in città è una delle mie più grandi realizzazioni, perché realizzare su un parcheggio di 4.000 metri quadrati un'oasi, mettendoci 400 tipi di piante diverse, più di 1.000 essenze, è qualcosa così. Anche perché fino adesso i parcheggi che sono stati fatti con i bonsai, con i piccoli cose così. Noi abbiamo creato qualcosa, sfruttando anche il finanziamento europeo, quindi veramente abbiamo fatto un'opera che ha una funzione sia didattica, sia educativa, sia è anche simbolica. Ecco, in questo momento si sta riscoprendo veramente la necessità di salvare il mondo anche dal punto di vista delle piante, quindi l'oasi in città è veramente un qualcosa di punto da stimolo e ha una funzione didattica, è una cosa molto importante, quindi siamo molto fieri. Ringrazio il presidente del WWF e il nostro bravissimo giardiniere Giovanni Gargiulo che mi è stato vicino, mi sono stato vicino in questa parte. Basta. Questo è così. Il traffico è il grande problema. Bravo, Giovanna. È l'unico vero grande problema, forse insieme a quello della sanità, che bisogna molto a fare l'ospedale unico, perché è un solo ospedale che abbia tutte le branche. Niente, il traffico è un problema grave perché stiamo morendo di traffico, quindi bisogna trovare delle soluzioni comprensionali, non solo di un comune, bisogna ridurre l'accesso dei mezzi grandi in penisola, bisogna trovare metodi alternativi. Si stanno ipotizzando anche ipotesi, una volta c'era l'ipotesi della via dei quattro cimiteri, che oggi ambientalmente non è possibile. Stavo facendo uno studio di fattibilità con la regione per vedere anche se qualcosa di una avveniristica, una strada sotterranea. Si stanno cercando diverse soluzioni, ci dobbiamo sicuramente dare una mossa, dobbiamo cercare di arrivare, perché altrimenti diventa una situazione quasi impossibile. Grazie, qualche altra domanda da fare? Pronto? Siamo qua al momento in cui il sindaco sta lavorando. Eccoci qua, siamo in tempo reale. Il sindaco sembra al lavoro. Cosa gli vuoi chiedere? Siamo sulla sanità. Sulla sanità non può essere che siamo. Noi siamo il fiore all'occhiello anche dal punto di vista del PIL della regione Campania. Abbiamo alberghi 4-5 stelle, abbiamo turisti da tutto il mondo, abbiamo cittadini che meritano, che i cittadini vanno prima ancora dei turisti, abbiamo bisogno di una sanità fatta per tutti. In questo momento abbiamo due mezzi ospedali, al di là che sicuramente anche strutturalmente fatiscenti, ci sono carenze sia di personale, sia di strutture che proprio di edifici. Ma io faccio il medico e so benissimo che un ospedale deve avere tutte le branche per essere un ospedale serio. Non possiamo avere mezza branca anulare, mezza malta. Quindi c'è la necessità di questo ospedale unico. Finalmente la regione Campania sembra che sia avviata questa soluzione, anche perché noi all'epoca che ci fanno uno studio di fattibilità è stato approvato da tutta la sovrintendenza, l'autorità del bacino, tutti gli enti. Oggi è stato anche nel piano delle opere pubbliche della regione finanziato per circa 80 milioni di euro. Io l'ultima riunione che abbiamo fatto con De Luca e gli altri sindaci abbiamo dato il pieno ok a questa struttura e siamo in attesa che vengano i tecnici della struttura regionale per vedere come partire per questa storia. Anche perché io dissi al presidente De Luca, se c'è veramente la volontà dobbiamo partire con un progetto esecutivo, cioè che adesso lo dico a diversi milioni di euro, perché altrimenti potrebbe diventare solo uno sport preelettorale. Esatto. E noi sport preelettorale. Noi speriamo tutto che non sia così. Io ho detto chiaramente al presidente, sono sul vedo, cioè io spero che non sia uno sport preelettorale. Allora, in questo momento, mentre all'epoca era solo un sogno, io, Vincenzo Iaccarini e di altri, oggi può essere una realtà se si ci impegna. Una realtà molto complicata, perché non è semplice, però se si vuole fare, si può fare. C'è il suolo, c'è il progetto, diciamo, non il progetto di studio di fattibilità e ci sono anche le risorse. Grazie sindaco, grazie e buon lavoro.